Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, nuovo video e voglio farvi vedere il nuovo acquisto. Lo spacchettiamo insieme, ovviamente vi faccio vedere cosa c'è dentro, cosa include dentro e in più giochiamo insieme, per cui lo vediamo insieme tutto. Ovviamente parlo degli Xbox One S, questa qui, che è questa. Cui vediamo insieme e la spacchettiamo e poi giochiamo. Intanto vi ricordo di seguirmi su Instagram, così vedete le mie storie dove io gioco e ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace, un commentino qua sotto. Se volete la recensione quando l'abbiamo, diciamo, è passato, dopo che è passato un bel po' di tempo, farò anche la recensione, per cui fatemi sapere se la volete qua sotto. Vi lascio al video. Questo non c'entra niente. Un terabyte 4K Blu-ray. Qua ci aspetta, mi si pesa. Allora, la scatola si presenta così. Allora. Bravo, rompere la confezione. Comunque. Allora, è di un terabyte. Un terabyte, io non me ne intendo, per cui abbiamo l'esperto. Non sappiamo come fare. Sì, ma se fai vedere così, cavolo. Vabbè. Abbiamo una scatola. Sì, devi abbassare così, non è che devo riempire. Abbass. Non si può. Cos'è, un gioco? Da riscattare, ma no, è finto. È un gioco digitale. Come un gioco digitale? Che cagata, pensavo che era vero. Vabbè, io non me ne intendo di queste cose. Ma non sapevo. Una scatola così, guarda comunque, cosa c'è dentro. Comunque, c'è questo Live Gold. Poi trovate le istruzioni. Poi ci sono i due giochi, noi li abbiamo presi con due giochi, non so che giochi sono. Uno è Gears 5 e l'altro qua. Comunque sono questi due giochi. Poi qua abbiamo un cavo HDMI di alta qualità. Il joystick. Con le pile, che bello bianco, manco la pile. Poi come bello, abbiamo il cavo corto. Che poi strano sto coso, non ci abbiamo più niente. Bravo. Poi arriviamo a questa, ah, è piccolina, non è grande. Pensavo che era più grande di quella no, là. L'altra
L'Xbox, la prima che è uscita, era il doppio, di il 40% in più di questa. Questa qua è quella piccolina, questa qua è nuova. Questo è l'Xbox One S, sì, ed è HDR 4K Blu-ray. Che c'è il lettore CD, fatto così, c'è una presa USB, poi dietro c'è HDMI per la TV, per volendo si può collegare anche Sky, è tutto in ruota. Vabbè, quelli non credo che mi interessa tanto, però non è male, bianca e nera. Ok, adesso la montiamo e vediamo ovviamente sia i giochi che, come si chiama? All'inizio pensavo che c'era, che c'erano 5 giochi, perché se, cioè, dalla confezione sembravano 5, infatti sì, alla fine invece è 1. Comunque questa qua l'abbiamo pagata 266 su Amazon, per chi ovviamente è interessato. Basta che me lo fa sapere sotto nei commenti, così io mando il link dell'Xbox. Comunque la montiamo e poi vediamo i giochi e ovviamente se funziona. Allora, si accende schiacciando questo pulsantino. Si schiaccia e si accende. Allora, inizia così. Scegliamo la lingua. Aggiungiamo la connessione, ovviamente mettiamo. Allora, ovviamente lo stiamo aggiornando, ci vuole un bel po'. Poi dovete mettere cos'era? La località. Sì, è la risoluzione della località schermo. E tutto quello che ovviamente c'è da mettere dentro. E niente, poi vabbè, andate avanti su quello che vi dice e facciamo. E spero di riuscire a giocare. Vediamo se riusciamo a giocare. Per cui è inutile che sto qua a far vedere i procedimenti, perché tanto alla fine sono gli stessi. Per cui andiamo avanti, che è meglio. Ce l'abbiamo fatta. Ci sono giochi. Sono questi due delle scritte. Noi abbiamo due giochi dentro. Ovviamente c'è un codice dietro dove dovete inserirlo e così prendete i giochi praticamente digitale.
Questo è il posto. No, c'è anche un altro codice dietro, Non lo devi buttare. Dove? Non lo vedi. Lavi gold, tu hai anche lavi gold. Potevi dirmelo. Ma. Vedi, c'è scritto usa il codice. E inserisci ovviamente il codice. Messo adesso? Dietro. Questo. Quattro. Sì. No, devi mettere il codice di gioco. Anche questi, Non lo so. È la prima volta, non è che... Vabbè. Ok. Game Pass dentro. Adesso mettiamo i giochi. Mi fallo te che io devo fare. Allora, adesso scarichiamo i giochi. E prima di tutto scarico GTA 5, che non deve mancare. Costa 14,99 euro invece che 30 euro. C'è lo sconto del 50% e ci sono 2 giorni rimanenti. Voi non so quando vedete questo video. Comunque scontato. Io ce l'ho incluso nel pacchetto perché abbiamo 2 pacchetti gratis. Più giochi. Più 2 giochi. No. 5 giochi sono dentro, perché ci sono 5 codici, per cui dentro ci sono 5 giochi. Ed è, diciamo che 70 gigabyte ed è tanto. Come puoi uscire? Sei sicuro? Devi scaricare quelli decenti però, non quelli di merda. Vabbè, mettiamo prima questi qua. Sto vedendo come si fa. Ovviamente la prima volta devi capire un po'. Allora, vai, aggiungi altro. Ricatta i tuoi vantaggi ora. C'è anche Disney Plus. Ma dai. Se sapevo lo facevo tramite lì. Vabbè, scarichiamo i giochi e poi giochiamo, perché sennò qua dopo il video dura troppo. Comunque non è difficile, è facile. Devi solo capire ovviamente come mettere il codice degli altri giochi che hai, che praticamente sono 5 giochi. Per cui ci vediamo dopo, scarichiamo i giochi e poi giochiamo. Dopo 8 ore per caricare GTA, che abbiamo una connessione di merda, abbiamo scaricato GTA 5. E stiamo giocando adesso. Praticamente sono 70 gigabyte solo per 70 gigabyte per GTA 5. Poi sta scaricando FIFA 20, PES 20. E invece gli altri che abbiamo scaricato, che sono i giochi in cui ce l'avevamo inclusi, quelli che vi ho fatto vedere prima, sono praticamente giochi di merda perché fanno cagare. Devi sparare, devi stare a fare le missioni, eccetera. Per cui sono giochi, diciamo, alla cacca. E comunque per scaricare solo un gioco, quanto ci metti? Una giornata? Un giorno solo per scaricare un gioco, a prescindere che la nostra connessione è troppo lenta e fa cagare. Adesso stiamo facendo le missioni per andare avanti a giocare
Comunque si vede bene, come qualità è ottima. Se è un televisore in 4K, ancora meglio, che supporta 4K. Comunque la garanzia è di 2 anni su Amazon, ma credo che non abbiamo problemi perché siamo sempre stati fortunati quando abbiamo acquistato. E niente, giochiamo qui 3 minuti, faccio vedere e basta, perché sennò poi il video dura troppo. Comunque niente, è ottima, è buona e ovviamente devi scaricare i giochi online. Cioè, per cui ci sono sia CD che praticamente online le cose. Diciamo che ho visto che ci sono tantissimi giochi e certi sono belli e certi fanno cagare. Dipende ovviamente di cosa piace. Ah, per cui abbiamo la lista gratuita per 15 giorni. 15 giorni. E dopo i 15 giorni devi comprare tutti i giochi. E poi ci abbiamo Pass Gold, giusto? E l'altro Live, mi sembra. Giochi 15 giorni. Che non mi ricordo come. Però ovviamente se avete una televisione in 4K è ancora, cioè, meglio di quella che abbiamo noi, che poi vabbè, noi la dobbiamo comprare, però vabbè. Allora, per cui facciamo questa missione qua e poi basta, perché sennò il video dura troppo. Se volete sapere qualcosa o qualche altra domanda, basta scriverlo sotto nei commenti. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, che lì metterò le storie anche quando giochiamo. E niente, iscrivetevi anche al canale, così almeno ci sarà la recensione, ovviamente tra 2 mesi, perché non è che la recensione la faccio subito. Questa qua è la missione dove praticamente devi andare in bici e cos'è? Tipo gara. Una gara per lì. Sulla bici. Investe tutti. Mamma mia. Come andare addosso? L'hai superato? Ero già qui. Ah. Non ho più fiato praticamente. Comunque se non investe le persone non è felice. Ecco. È battuto. Se non sbaglio la missione è conclusa, è superata. Però ok, allora niente, chiudo questo video perché sennò dura troppo. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, un bel like e commentate qua sotto. I commenti negativi verranno cancellati. E ripeto, seguitemi su Instagram.
chiudiamo perché sennò noi andiamo avanti, no. Se volete tipo un gameplay su GTA 5 fatemelo sapere che lo farò. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! È lento. Sì. E ancora non è arrivata la barca.